Nel Salone dei Mosaici della stazione marittima di Messina, l'assemblea pubblica per lanciare un segnale forte da luoghi di lavoro diventati sempre più desolati con il trascorrere degli anni. Mentre il presidente della regione Crocetta, a colloquio con i giornalisti, prometteva tutto il suo impegno contro i tagli dei treni a lunga percorrenza, il sindaco Renato Accorinti ribadiva che gli interventi delle istituzioni locali per salvaguardare i trasporti nello stretto non si fermeranno, anche se il 4 marzo del 2014 in commissione trasporti tutti i problemi erano già stati esposti, evidentemente con scarsi esiti. Ecco, la continuità territoriale, noi ve lo chiediamo, è un diritto costituzionale. E vogliamo che ci sia la regolarità, la continuità, la frequenza, la capacità di carico e le tariffe agevolate. Alla Commissione Trasporti, Sindaco, durante la riunione o non hanno capito o il Comune di Messina non si è spiegato, quale delle due? No, noi abbiamo detto delle cose molto chiare, che non bisognava perdere nessun posto di lavoro. Questo tipo di trattativa porterà centinaia di posti di lavoro a perdere e questo non ce lo possiamo permettere. Ma il problema è troppo limitato se parliamo solo di una cosa di questo genere, dei posti di lavoro che si perdono, che è una cosa di una gravità assoluta e che non lo permetteremo mai, perché io avevo messo questo vincolo di non perdere neanche un solo posto di lavoro e loro hanno chiaramente ribaltato questo. Intanto quello che stiamo facendo ora è di compattare tutti, tutti, è l'occasione per essere uniti, è la madre di tutte le battaglie. Vincere su questo fronte vuol dire cambiare il futuro della nostra non solo città, ma di tutta l'area dello stretto. Per il ponte volevano spendere 5 miliardi di euro, qua basta spendere una fettina per mettere in moto il meccanismo giusto per avere la possibilità di andare a Reggio, a Villa e viceversa, sia col pendolarismo, sia con i treni e sia con le merci. Questo deve funzionare assolutamente, se non rilanciamo un pacchetto completo diventa sempre una cosa riduttiva e guardate, ormai sono decenni che c'è sempre una dismissione dopo l'altra. Chiedo una cosa, lasciate a casa qualunque tipo di, voglio dire, di settarismo. Qua dobbiamo essere tutti sotto la bandiera di questa comunità, che non è, ripeto, solo quella di Messina, vale per tutta la Sicilia e il Meridione. L'area dello Stretto è la battaglia, è la madre di tutte le battaglie.